tra poco ci sarà il flash mob ed è una delle testimonianze che ci permette di vincere la frustrazione, quindi non fare quando si rischia di perdere uno dei beni più importanti che abbiamo è troppo frustrante, quindi una persona come me e per fortuna come tante altre in gallura trova un modo, una via per incanalare questa energia che diventerebbe frustrazione davanti ad un disastro ambientale. E noi ci siamo e spero che ci siamo sempre di più. È stato importante fare il flash mob anche per arrivare, diciamo, ai cuori della gente, perché a forza di comunicati, delibere, istanze, bisogna anche far passare il messaggio e si può fare molto di più attraverso le emozioni. Che la Sardegna rischia di diventare un inferno sostanzialmente, se passa veramente il disegno di Sardegna come hub energetico d'Italia diventa uno scenario post-industriale, non c'è più uno spazio di respiro, di dove l'immaginifico possa espandersi come meglio può, mentre se ci fosse una reale concertazione fra Stato, Regione, enti locali, associazioni tutte, per veramente fare un passaggio di transizione energetica che sia anche ecologica, che sia veramente sostenibile, che sia veramente pensata ad un futuro migliore, allora la Sardegna potrebbe diventare quel paradiso che si merita di essere. E la differenza fra inferno e paradiso sostanzialmente dipende molto da noi, da quanto riusciamo a impattare, da quanto riusciamo a farci sentire come popolazione che preme per poter permettere ai propri figli veramente un futuro migliore. Volevo ringraziare tutti i presenti che ci hanno dato una mano per questo flash mob che praticamente ha rappresentato un po' quello che un domani o un futuro potrebbe succedere.